Ed eccoci qui, cari amici di Go and Find, una serie di Un Fisico in Giro. Oggi andiamo a visitare questa stupenda chiesa che vedete, Santi Quattro Coronati. Già avvicinandosi ad essa si nota che in effetti non sembra proprio una chiesa, piuttosto una fortificazione. Vedete quanto è imponente la facciata con questa splendida, spettacolare torre in stile carolingio, che è veramente una cosa eccezionale da vedere. Splendida quadrifora con dei pilastrini marmorei, sostanzialmente la torre campanaria, ma anche da dietro si può notare un sacco di informazioni utili. Per esempio, queste mura, vedete, sono una miscellanea di una parte carolingia, una parte romanica e anche le vecchie mura romane, più in basso. Vedete questa parte tonda e l'abside che poi vedremo da dentro, e qui a sinistra sotto le finestre la parte carolingia, del muro. Questo complesso è dedicato ai quattro soldati romani, no, martirizzati, i cui nomi, se ben ricordo, erano Sempronio, Claudio, Nicostrato e Castorio, credo. Ma è questo nucleo originale che voi vedete qui, questa è la visione da dietro, via Capo d'Africa. Era addirittura costruita nel IV secolo, e quindi stiamo parlando della prima metà del 300, e sorge su un Titulus. Quindi questa chiesa è, insomma, di origine, come pianta originale, paleocristiana, ma viene ovviamente rifatta sostanzialmente tutta da Papa Leone IV in età carolingia. Questo papa infatti aggiunse degli oratori, aggiunse due navate, e fece costruire una cripta semianulare. Ecco, attraversando la base della prima torre, appena si entra, si giunge nel primo cortile. E vedete, c'è questo cortile ai lati porticati, e probabilmente sempre a opera di Leone IV, possiamo vedere un edificio addossato destinato al clero, in particolare al cardinale titolare. Appena entrate nel primo cortile, soffermatevi un attimo a vedere questa lapide che sta subito sopra l'ingresso, una lapide scritta in caratteri gotici, dedicata ad Alfonso Carrillo de Albornoz, che era un cardinale che ha restaurato questi edifici e che ha vissuto lo scisma, l'estinzione, diciamo, dello scisma dovuto a Martino V. La chiesa fu distrutta, ebbe gravi danni nel 1084, quando Roberto il Guiscardo mise a ferro e fuoco tutto il quartiere del Laterano. In seguito a questi lavori di restauro, vedete, sono state tamponate le colonne delle navate laterali antiche per ricavare, dalla navata ex navata, principale, centrale, una nuova navata centrale con navate laterali minori. E in questa zona che vedete in azzurro invece è stato ricavato il secondo cortile interno, e noi entreremo in questa stanzina che vedete, subito, in alto a destra, verde, che è l'oratorio di San Silvestro. La chiesa vera e propria è questa che viene dipinta di rosso ed è un unicum a Roma, perché vedete che l'abside abbraccia tutte e tre le navate che ormai, coincidono con l'ex navata centrale. Questa stupenda cappella di San Silvestro, dedicata a Papa Silvestro I, che è stata costruita nel 1246-47, proprio per la volontà del cardinale Stefano Conti, rappresenta una stanza stupenda con la volta a botte e stelle decorate su sfondo bianco.
ma ciò che veramente coglie l'attenzione è questo Gesù Cristo giudice assiso sul suo trono. È veramente eclatante questa raffigurazione del Cristo giudicante, vedete, con i tre chiodi della croce alla vostra sinistra, strumenti di tortura, no? La lancia di Longino sempre a sinistra e la corona di spine a destra. Guardano nel gesto della temperanza la Madonna, ovviamente San Giovanni, tentando di convincere Cristo a essere comunque indulgente nel giudizio degli uomini, e anche così fanno tutti gli apostoli che vedete seduti accanto, cercano di temperare il giudizio del Figlio di Dio. Ma la cosa più eclatante, secondo me, da notare sono questi due angeli, uno che suona la tromba del giudizio, ma l'altro, vedete, che ritira il firmamento come fosse una carta da parati, lo attorciglia per portarselo via, dato che sono finiti i tempi e non c'è più bisogno del cielo, della volta celeste col sole e la luna. E questa veramente raffigurazione, anche se l'arte bizantina ovviamente sembra così piatta e priva di una dinamica narrativa, e invece qui risulta quasi fumettistica, ed è eccezionale vedere questi drappeggi che richiamano i mosaici della cattedrale di Monreale. Questo era il registro superiore, ma nel registro inferiore, al primo pannello, vediamo Costantino che annuncia alle madri che non ucciderà i bambini, i figli, per farsi il bagno nel sangue. Costantino è appestato e sta morendo. Quindi quello che fa è si rivolge ai preti capitolini, pagani, che stanno sotto il loggione. Vedete, la prospettiva è tipica bizantina, cioè piatta sostanzialmente. E questi preti gli tirano fuori, questi diciamo sacerdoti, gli tirano fuori una soluzione terribile. Gli dicono: guarda, per guarire dalla peste devi fare il bagno dentro una piscina riempita di sangue di 300 bambini. Quindi quello che succede è che vanno a prendere questi bambini con le madri, vedete le madri che stanno lì e chiedono pietà per i bambini. Costantino capisce che sta facendo una cosa molto molto brutta, molto grave, e dice no, non lo faccio. Nel secondo pannello, diciamo sempre registro inferiore della parete d'ingresso, vediamo Costantino addormentato nel suo palazzo. Nel sogno due signori distinti, bellissimi, belli distinti, voi sapete chi sono ovviamente, perché il pelato è classico, il pelato è San Paolo, e quell'altro è San Pietro. Con la barba, sempre con il barbone bello fluido bianco, e invece è San Paolo, sì, con barba scura, con il libro in mano. Questa è tipica iconografia di San Paolo e Pietro. E lui c'ha la peste, sta morendo, sta sognando. Questi due signori che vengono in sogno a Costantino gli dicono che la soluzione è semplice: egli dovrà battezzarsi. Costantino non riconosce neanche queste due figure, però si sveglia turbato e decide di dare seguito a questo sogno. Quindi che fa? Manda tre suoi messi a cercare il Papa, che nel frattempo si è rifugiato nel Monte Soratte per ovviamente sfuggire, no, alle persecuzioni che stavano affliggendo i cristiani in quel periodo. Notate come i tre messi dell'imperatore sono iconograficamente assimilabili anche, ecco, nell'atto della preghiera al Papa di tornare in Roma, ai Maggi, per esempio, che vediamo sempre nel Duomo di Monreale o nella Natività della Cappella Palatina a Palermo. Peraltro si vede quest'albero con al centro questa specie di stella che mima la stella cometa della Natività. Proseguiamo nel prossimo pannello, dove il Papa Silvestro I, giunto a Roma, mostra a Costantino l'immagine di San Pietro e Paolo, che egli immediatamente riconosce.
Beh, non resta che il battesimo. A questo punto, ovviamente, Costantino si fa battezzare da Papa Silvestro I. Guardate l'espressione non proprio allegra del prete Capitolino, che ovviamente perde potere. Vedete che il battesimo a livello politico, questo pannello ci sta a dire che non toglie i poteri a Costantino. Infatti vedete che c'è il servo alla destra che gli tiene la corona in attesa che Costantino esca dal bagno rituale, ciò proprio a simboleggiare il fatto che il primato della Chiesa sull'anima dell'imperatore non toglierà i poteri ovviamente temporali al medesimo, ma semplicemente lo guarirà nell'anima e ovviamente anche nel corpo. Naturalmente sappiamo che questa cosa è totalmente antistorica, non è mai successa. Costantino si è sostanzialmente convertito in punto di morte, tra l'altro all'arianesimo, una corrente eretica del cristianesimo, quindi questo è totalmente un falso. Questa narrazione è un falso, diciamo, a fin di bene, secondo la morale, diciamo, dei preti, dei preti cattolici, per giustificare la donazione di Costantino, che vedremo nel prossimo pannello. Quindi questo è Costantino che regala la tiara e l'ombrello a Silvestro I e conduce col cavallo bianco, lui in persona, a piedi, Silvestro I dentro la città dell'Urbe, dentro l'Urbe, dentro Roma, ok? Nella parete di sinistra abbiamo sostanzialmente dei racconti di altro genere, non più dell'Actus Silvestri, ma questi sono racconti, diciamo, delle leggende facenti parte della leggenda aurea. E in questo pannello vedete la disputa dei 12 rabbini che erano stati chiamati dalla madre di Costantino, Sant'Elena, che era propensa ad aderire a questa religione. Allora un rabbino, per dimostrare la potenza di questa religione antica, sussurra una parola magica nell'orecchio di un toro e lo fa morire, mentre un prete cristiano, per dimostrare di essere invece lui il portatore della vera religione, sussurra una seconda parola, probabilmente il nome di Cristo, nell'orecchio del toro morto e lo fa rivivere, vincendo così la disputa teologica. Nell'ultimo pannello leggibile vediamo la storia della vera croce, delle tre croci, diciamo, della crocifissione, quella di Gesù Cristo e dei due ladroni, e si narra appunto che queste tre vere croci furono trovate durante i lavori di costruzione di un tempio, per ovviamente capire quale fosse delle tre quella di Gesù Cristo bastò appunto appoggiare questi resti sopra un corpo morto per farlo tornare alla vita. Con questa leggenda, diciamo, della scoperta, della riscoperta delle tre vere croci, si conclude la parte leggibile degli affreschi. C'è in realtà un altro pannello ormai andato completamente distrutto per l'umidità, che parla di un'altra leggenda di Silvestro che chiude la bocca a un drago con il segno della croce, ma questo è probabilmente una metafora per il fatto che in seguito all'avvento del cristianesimo come religione accettata, diciamo, dall'imperatore, si procedette poi a spengere definitivamente il fuoco sacro di Vesta, e quindi interrompendo così i rituali pagani.